Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua su un nuovo video dedicato a Pokémon, dedicato al competitivo, dedicato al nuovo VGC 19. Lo scorso video ragazzi ha avuto un risultato allucinante. In 2 giorni avete fatto 11 like, più di 20 commenti, tanta nuova gente che è arrivata sul canale, non so come, ma sono veramente veramente molto molto felice perché Pokémon è il mio videogioco preferito, ci gioco da quando ho 6 anni, è il mio argomento preferito di cui parlare, quindi sono davvero contento che ci sia gente appassionata al competitivo e che magari può cominciare a giocare proprio grazie a questo nuovo metagame che sta per cominciare, inizia il 4 settembre e quindi abbiamo tutto il tempo per cominciare tutti insieme. Però oggi non siamo qui per parlare di tattiche, di building e altre cose tecniche, ma sono qua per fare più un discorso perché vorrei sapere voi che cosa ne pensate su 2 argomenti. Il primo è, secondo voi, quali saranno i Pokémon più utilizzati in questo metagame? Ho visto che nei commenti dello scorso video vi siete davvero sbizzarriti a dire un po' tutte le vostre opinioni, quindi sono curioso di sapere voi che cosa giocate e secondo voi quale può essere il Pokémon novità fantasiosa, tipo il Volcarona di Arash ai mondiali che nessuno si aspettava. Quindi quale può essere la fantasia, il colpo di scena di questo metagame? Qual è un Pokémon che secondo voi vedete bene in questo tipo di metagame che ancora non è ben definito, però già girando su Showdown si può immaginare che cosa sia per venir fuori. Invece il secondo argomento è una cosa un po' più spinosa, un po' più, diciamo, da fan, che vorrei sapere da voi. Adesso che c'è un metagame con gli Uber, sappiamo tutti quanti che gli Uber sono per l'appunto i leggendari, quelli un po' più forti, come per esempio appunto Xerneas, Groudon, Kyogre e via dicendo. In Ultrasole e in Ultraluna, visto che i Pokémon devono avere tutti il quadrifoglio nero di Alola per essere legali, si catturano tramite il minigioco degli Ultravarchi. Ce ne sono alcuni in una versione, alcuni in un'altra, alcuni che puoi catturare soltanto se hai gli altri due del trio. Per esempio Landorus si può catturare soltanto se in squadra hai già Tundurus e Tornadus. Però la mia domanda è: se adesso abbiamo un metagame incentrato su questi Uber, perché avendone 2 per squadra naturalmente è ovvio che li andiamo a mettere tutti perché sono sgravati e perché andiamo a fare delle nuove soluzioni rispetto al VGC 17 e al VGC 18, ma mettete caso, e questa è una cosa che si poteva già dire al tempo dei Tapu, che cambia il metagame e quindi per esempio il mio Kyogre Scarf timido 252 velocità, 252 attacco speciale, 4 HP ad esempio, non va più bene. A un certo punto si inizia a giocare Kyogre Choice Packs e mi serve Modest, che però ha, che ne so, 180 di Spatk piuttosto che 20 di HP, piuttosto che 50 di Def e via dicendo. Se io ho già catturato il mio Kyogre e non uso i trucchi, come faccio ad averne un altro che mi serve per il competitivo? Questo discorso si poteva fare già su Sole e Luna con i Tapu, perché se a me serve Tapu Koko Timid e poi si evolve il metagame e mi serve Modest, oppure come adesso che si gioca da supporter con Electroweb un po' più bulky per reggere anche Zampillo di Kyogre con Assault Vest e via dicendo, che cosa faccio io che di Tapu Koko ne posso catturare soltanto uno in tutto il gioco? Quindi tutto il discorso è: voi che cosa vorreste vedere nel gioco Pokémon del 2019 per quanto riguarda il competitivo? Ve lo chiedo perché ho notato gente nuova che si è iscritta molto molto ben disposta al dialogo, molto sveglia, e sono curioso di sapere che cosa ne pensate. Secondo me dovrebbero mettere, ne ho parlato anche con Lorenzo Galassi e siamo concordi sul fatto che bisognerebbe semplificare il building, l'ha detto anche nella live di Millennium, bisognerebbe mettere tipo un Pokémon Showdown, magari scaricabile a 10€, molto bene, però io nella Switch ho un software che mi genera i Pokémon, un software che io dico mi serve un Tapu Koko fatto così, come su Pokémon Showdown, in modo che io nel mio gioco ho la versatilità. Perché ragazzi, cioè io non ho problemi a dirlo, io uso il Power Sales per giocare a Pokémon, perché sennò come cazzo faccio io a costruirmi i Pokémon che mi servono? Per chi non lo sapesse, il Power Sales è questo aggeggio dove tu metti la cartuccia, ti scarichi un software sul computer, mettendo la cartuccia ci stanno tutti dei trucchi che vanno fatti sui Pokémon. Tu metti il Pokémon che ti serve nella prima posizione del box e te lo setti. Ti setti le V, ti setti le V, ti setti la natura, ti setti il moveset. Io ho fatto anche i trucchi per avere tutti gli oggetti, perché almeno non devo stare a perdere tempo con l'albero lotta per prendere le pietre per le mega evoluzioni, oppure di andarmi a cercare i cristalli Z, oppure di andarmi a prendere la Choice Packs da una parte, la Scarf dall'altra, la Choice Band. Quindi perché io però devo usare mezzi di terze parti per giocare a Pokémon? Perché il breeding, per farmi un Pokémon fatto bene ci metto almeno mezz'ora
e per farmelo poi leggendario devo stare lì a soft resettare. Non è detto che mi capita come voglio, non è detto che rimane per tutto il metagame uguale. Quindi questo piccolo vlog era soltanto per chiedervi queste due cose. Sono molto curioso di sapere voi che cosa ne pensate, naturalmente non soltanto a livello di creazione del Pokémon, ma vorrei sapere voi del competitivo che cosa vi aspettate per Pokémon su Switch del 2019. E soprattutto vorrei sapere un po' che cosa state buildando in questo periodo. Io vi faccio un piccolo spoiler: vorrei cominciare a testare qualcosa con Salazzol. Secondo me non funziona perché Salazzol ha le difese di cartone, però è un Pokémon veleno fuoco, quindi ha coverage sia per Xerneas sia per Solgaleo. Glielo facciamo Sash, così regge almeno una botta. Lo facciamo con 252 di attacco speciale, 252 di velocità, in modo timido, in modo che magari riesco ad ospidare Xerneas prima che setti la Geomancy. Devo ancora studiarmi bene queste cose. Ho provato anche un team con Sylveon Xerneas, con Sylveon Substitute Calminder, quindi setta il sostituto, poi setta Calmind, poi con l'aura folletto di Xerneas, la gemma folletto, spara Hyper Voice che spacca tutto, con Xerneas che setta Geomancy. Il resto del team era Solgaleo, perché mi serve come copertura contro gli altri Xerneas, contro gli altri Solgaleo, perché gli avevo dato Flare Blitz. Poi c'erano Kartana, Tapu Koko supporter e infine Cresselia per la Trick Room. Però non mi piaceva perché praticamente avevo tre folletti che sono Tapu Koko, Xerneas e Sylveon, avevo due acciaio che sono Kartana e Solgaleo e poi avevo Cresselia, quindi non mi piace avere i typing troppo uguali. Tre sono veramente troppi, però vi assicuro che quel Sylveon era veramente veramente sgravato, quindi provatelo giusto così for fun. Detto questo ragazzi, mi raccomando, commentate, condividete, lasciate un bel like. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Do di nuovo il benvenuto a tutte le persone nuove, mi raccomando, portate altra gente dedita al competitivo, aiutatemi a far crescere il canale, perché mi avete fatto un sacco di complimenti, vi ringrazio. Però avere più gente ci aiuterebbe anche a fare una community un po' più carina. Possiamo anche organizzare qualcosa su Showdown, roba del genere. Quindi questo sta in mano a voi. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto nel Village e bella per voi. Ciao!